Una buona serata e ben ritrovati con Dentro la Notizia. Questi sono gli argomenti di stasera. Sulla questione grano, Putin provoca ancora l'Europa e la stessa gli risponde: basta con questi ricatti. La scuola in Puglia riparte il 12 settembre. Abbiamo sentito la vicepresidente dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Cerignola nel Foggiano, Lucia Nico. I problemi del mondo del lavoro discussi a Bari con la visita del segretario nazionale CGIL Landini. Champions League in campo a breve, Inter e Napoli contro Bayern Monaco e Liverpool per la prima giornata della Champions League. Ieri sconfitte per la Juventus e un pari per il Milan. E dunque nuove minacce sono arrivate dalla Russia ancora una volta da Vladimir Putin. Il presidente russo ha messo in evidenza che l'economia russa sta reggendo il colpo di quella che ha definito un'aggressione finanziaria e tecnologica dell'Occidente. Ha anche parlato della condizione legata al gas che non verrà più spedito in Europa, ma al tempo stesso ha riconosciuto che le sanzioni stanno creando difficoltà in alcune industrie e regioni. Tra l'altro, le aziende che dipendono dalle forniture dell'Europa sono in difficoltà. Immediata è stata la replica da parte della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dicendo sostanzialmente basta con i ricatti, adesso faremo vedere cosa sappiamo fare. Tra l'altro, la stessa Presidente presenterà il piano energetico europeo riunione dei ministri dell'energia che avrà luogo praticamente nel prossimo weekend. Tra l'altro, poi lo stesso Putin ha confermato che non rispetterà i contratti di fornitura all'Occidente. Come sapete, adesso passiamo alle notizie di casa nostra, dal 12 settembre riprende l'attività scolastica in tutta la regione Puglia e in questi giorni stiamo facendo un po' il riassunto o perlomeno un viaggio attraverso le scuole di Cerignola nel Foggiano per capire come si stanno preparando le istituzioni scolastiche dopo 2 anni di pandemia. Oggi vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con la vicepresidente dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico di Cerignola nel Foggiano, Lucia Nico. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Senta, vicepresidente, dal 12 si riparte. In sicurezza o ancora con qualche limitazione? Diciamo che le distanze di sicurezza, quindi ci atterremo alle norme che ci sono state inviate, però insomma, ci siamo anche attivati a sanificare la scuola con delle pitture specifiche, speciali per disinfettare l'ambiente, quindi noi siamo pronti come lo siamo sempre stati. Ovviamente si confida sempre nel buon senso, no, di tutti, e, insomma, affinché comunque non vengano a crearsi situazioni magari di contagio, di disagio e quant'altro. Però insomma, devo dire che al momento la situazione non desta assolutamente preoccupazione. Poi è chiaro, insomma, dobbiamo aspettare l'autunno e vedere anche se questo virus finalmente ci lascerà in pace o magari ci sarà un colpo di coda. Il caro energia è un problema enorme per tutta l'Europa e potrebbero per questo chiudere anche le piscine. Questo è quanto sostiene una società che gestisce dozzine di piscine in Francia. Ha annunciato la chiusura di diversi stabilimenti, almeno una trentina. Per il momento il problema non è sentito in Italia, però la preoccupazione c'è. La bolletta energetica di questa società è passata da 15 a 100 milioni di euro. L'azienda discusso con le varie comunità a partire dal giugno scorso, però non è stata in grado di trovare una soluzione in questa fase.
Attentato in Mozambico nella notte appena trascorsa, una vittima, si tratta di una suora italiana. Ve lo hanno comunicato le stesse congoleanze in una nota. L'attentato è avvenuto intorno alla serata di ieri, anche se le connotazioni di quanto è successo non sono molto precise. Comunque l'agenzia dei missionari riferisce che la religiosa è stata colpita da un proiettile mentre cercava di raggiungere il dormitorio dove si trovava. Le poche studentesse rimaste sono rimaste incolume, quindi si sono salvati anche due preti italiani che hanno raccontato di testimonianze agghiaccianti, parlando anche di forti spari che si sono sentiti. I problemi, scusateci, eccoci, abbiamo un pochettino mancato la notizia, quindi la ripetiamo. C'è stata una condizione di attentato nella regione del Mozambico dove una suora italiana è rimasta uccisa. L'hanno comunicato le stesse congoleanze. L'agenzia dei missionari Fides riferisce che la religiosa è stata colpita da un proiettile mentre raggiungeva il dormitorio dove erano rimaste poche studentesse. Si sono salvati due vescovi che hanno lanciato una testimonianza agghiacciante parlando di spari molto forti. Ancora si cerca di capire l'identità e il numero dei terroristi che hanno sparato. E adesso occupiamoci dei problemi del mondo del lavoro, che ne sono stati parte integrante della visita a Bari oggi del segretario nazionale della CGIL Landini, ed ha parlato anche delle ultime vicende internazionali in corso. Per i dettagli, news24.it. E del paese attraverso politiche mirate, soprattutto in un momento delicato dovuto alle conseguenze della pandemia e a un aumento vertiginoso del costo del gas, che ha portato inevitabilmente a un rincaro dei prezzi, soprattutto in bolletta. Tanti i temi affrontati nel corso del dibattito indetto dalla CGIL nazionale, che si è tenuto a Bari all'interno del Teatro Comunale Piccinni, a partire dalla transizione energetica e delle sue ricadute produttive e sociali, con l'idea di un nuovo modello di sviluppo basato su investimenti concreti ed efficienti, senza dimenticare i lavoratori. Il nostro Paese ha un'occasione storica, quella di utilizzare bene i soldi del PNRR e i fondi di coesione che sono previsti anche nei prossimi anni. Noi pensiamo, ad esempio, che oggi è il momento di un piano straordinario di assunzioni nei settori pubblici, dalla sanità alla scuola, ai comuni, per introdurre quelle competenze, quelle tecnologie, per permettere ai giovani, ad esempio del Mezzogiorno, di non dover andare all'estero, di dover andare via per poter sostanzialmente lavorare. Che si determini anche un nuovo modello di sviluppo che, per quello che ci riguarda, deve essere fondato su un piano straordinario che metta al centro le energie rinnovabili e la sostenibilità ambientale delle attività e delle produzioni che si fanno. I rincari delle bollette che ci sono state, noi siamo di fronte ad una situazione che sul piano sociale rischia di esplodere. L'emergenza sanitaria adesso continua la campagna vaccinale in provincia di Foggia. Sono state somministrate oltre 1.400.000 dosi. Sono 18 i punti vaccinali distribuiti tra province di Foggia, Gargano e Tavoliere. In ognuno di questi centri ci si può recare oppure rivolgersi al portale internet della Regione Puglia. Adesso andiamo ad una pagina sportiva europea perché sono cominciate da poco le partite della seconda tranche della Champions League e subito c'è un risultato importante che arriva da una delle due formazioni italiane in campo questa sera. Eccola qui, la vedete con l'aiuto della grafica, possiamo andare a tutto schermo. Eccoci qui, il Napoli è in vantaggio sul Liverpool per 1-0. Grazie al gol sul rigore al quinto minuto del primo tempo di Zielinski. Quindi situazione a San Paolo, Napoli 1, Liverpool 0. Andiamo a vedere la situazione sugli altri campi. All'ottavo minuto è 0-0 in Bruges Leverkusen, Atletico Porto, Inter Bayern Monaco, Barcellona Pilsen e Tottenham Marsiglia. Nel tardo pomeriggio l'Ajax aveva battuto per 4-0 i Rangers di Glasgow, mentre a Francoforte dello Sporting Lisbona ha battuto l'Eintracht di Francoforte per 3-0, ma ieri c'è stata anche
la serata agrodolce delle prime due formazioni italiane che sono scese in campo. Pari divertente tra Salisburgo e Milan e sconfitta per la Juve. Inizio agrodolce per le formazioni di Champions League italiane che rimediano nella prima giornata un pari e una sconfitta. A Salisburgo, divertente partita fra i locali e il Milan, finale 1-1. Le reti nel primo tempo, prima con il giapponese Tomori per i locali, il pareggio rossonero con una bella azione personale di Sally Mekkers. Il Paris Saint-Germain è di fatto la bestia nera della Juventus. I bianconeri pagano anche in Europa la crisi in campionato. I francesi allo Stade France dominano 2-1 con la doppietta di Mbappé nel primo tempo. Nella ripresa il gol bianconero di McKennie. Mercoledì in campo altre due formazioni italiane. L'Inter contro i tedeschi del Bayern Monaco per riscattarsi dopo il KO nel derby con il Milan in rimonta. Ed il Napoli affronta il Liverpool di Klopp per proseguire l'ottimo inizio di stagione dopo la vittoria contro la Lazio. Bene, allora, prima di salutarvi, ricordiamo ancora una volta la situazione sui campi di Champions quando siamo al decimo minuto al Maradona, Napoli 1, Liverpool 0 con la rete di Zielinski sul rigore al quinto minuto, ancora 0-0 al decimo in Brugge Leverkusen, Atletico Porto, Inter Bayern Monaco, Barcellona Pilsen e Tottenham Marsiglia. Naturalmente poi domani nel corso di mattina 24 live, come sempre avrete le cronache delle partite delle italiane. È tutto per quanto concerne questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali li ritroverete come sempre in continuo aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Prima di salutarci, vi ricordo i titoli di stasera. La questione grano, Putin provoca ancora l'Europa e la stessa gli risponde: basta con questi ricatti. La scuola in Puglia riparte il 12 settembre. Abbiamo sentito la vicepreside dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Cerignola del Foggiano, Lucia Nico. I problemi del mondo del lavoro discussi a Bari con la visita del segretario nazionale CGIL Landini. Champions League in campo a breve, Inter e Napoli contro Bayern Monaco e Liverpool per la prima giornata della Champions League. Ieri sconfitte per la Juventus e un pari per il Milan. La prossima edizione della nostra informazione domani mattina alle 8 con Mattina 24 Live. Grazie per essere stati con noi, buona serata.